Il saluto molto cordiale, molto affettuoso, veramente a Don Ugo per primo, perché è lui che stasera ci offre veramente una riflessione presentandoci il libro di uno dei primi oblati di San Giuseppe, chiamato personalmente da San Giuseppe Novello, uno dei primi quattro oblati di San Giuseppe, che con il Marello, con la sua capacità intellettuale e capacità di amore alla Chiesa, ha steso, pensate, poi sarà Don Ugo a dirlo veramente, ha aiutato il Marello e ha steso le prime regole, la bozza delle regole dei noi oblati di San Giuseppe, ha approvato poi questa regola da Vescovo Monsignor Arcangeli qui di Asti. Quindi saluto volentieri, salutiamo il vicario, Monsignor Croce, che è qui con noi, e non siamo tante ma ci sono personalità, salutiamo lo storico Borne che è qui con noi anche, salutiamo il dottor Berzano, io me lo ricordo, ex sindaco, quando io ero giovane chierico e lui presentò con forza, mi ricordo, l'enciclica del Papa Paolo VI, mi ricordo, commentò l'enciclica, quel momento molto bello. Salutiamo con piacere il sindaco di Portocomano. Io gli facciamo un applauso subito perché devo chiedere se ha mantenuto una promessa. Posso chiedere? Il sindaco è nella sala comunale, importante. Nella sala comunale, questo libro è stato presentato già da Don Ugo nella sala comunale di Portocomano, c'era anche il vescovo, c'era un bel gruppo di persone così, no? Affezionato a noi oblati di San Giuseppe, e lui mi disse con fede, con forza, disse: ma penseremo anche su questo nostro paese una via dedicata a Don Enrico Carandino, così, insomma.